Allora, Flavio Lombardo, innanzitutto cosa abbiamo sul ginocchio? Che è successo? No, niente, acciacchi di percorso. Capita, comunque sì. Niente di preoccupante. No, niente, per Senti, bellezza. Altro 3-0, altra vittoria, decima vittoria in casa se non vado errato. Insomma, continua questo cammino. Beh sì, cerchiamo sempre di fare il nostro, di portare la vittoria in casa. 3-0, 1-0 è sempre una vittoria e puntiamo su quello. Senti, i primi 15-20 minuti un po' in difficoltà, lo 0-0, insomma, abbastanza equilibrato. Poi il primo gol ha facilitato un po' l'impresa della Ternana. Sì, diciamo che siamo entrati con il ricordo dell'andata che è venuto difficile sbloccarle, infatti abbiamo fatto un gol all'ultimo, quindi i ricordi ancora erano nella nostra testa, però ci serviva sbloccarli in qualche modo, l'abbiamo fatto subito e poi gli altri sono venuti da sé. Senti, sei entrata nel secondo tempo, sempre con la solita, diciamo, grinta e con la solita efficacia. Sì, diciamo, io mi metto a disposizione del mister e lavoriamo su questo. Chiunque entra deve dare sempre il suo e siamo felici così. Tra altre cose, insomma, segnano un po' tutte, non solo gli attaccanti in questa formazione, segnano anche i centrocampisti e segna anche una tua compagna, voglio dire, di esperienze in Ternana come Chiara Vigliucci. Diciamo che il miglior attacco è sempre la difesa, infatti anche i nostri difensori segnano e quest'anno Viglio sta dando il suo contributo facendo gol ogni domenica e siamo contenti così. Senti, sentivo che la squadra dedica questa vittoria a chi? Al mister, perché per lui era importante oggi vincere, come regalo di compleanno glielo dovevamo e siamo felici di avergli fatto questo regalo. Senti, l'ultima cosa, ti chiedo questa lotta al vertice. Si va sempre più dura, nessuno accenna a cedere. No, diciamo che tutti vogliono vincere, puntiamo tutti su un obiettivo in comune, però c'è solo un posto a disposizione, si gioca sui particolari e non possiamo mollare niente. E voi ci siete? Noi ci siamo. In bocca al lupo, complimenti. Grazie, ciao. Ciao, scusa, non è partita. No. Vabbè. Un esordio difficile, Ilaria Leoni contro una Ternana lassù in testa alla classifica. Sì, è stato un esordio difficile, lo sapevamo, perché la Ternana è una squadra ben organizzata, è lassù in cima alla classifica, quindi se lo merita. Però noi abbiamo cercato di dargli noia dal primo minuto fino alla fine, anche quando stavamo sotto il 3-0, e credo che ci siamo riusciti sotto questo punto di vista. Diciamo dal punto di vista del primo tempo, un primo tempo fino al momento dello sblocco del 0-0 è stata abbastanza equilibrata. Sì, è stato un primo tempo equilibrato, poi si è sbloccata attraverso una palla inattiva che avevamo anche provato in allenamento, ma la Ternana è stata brava sulla seconda palla e l'ha buttata dentro, ma cercheremo, come detto, di far bene le prossime. Oh, questo esordio come è stato? Nel senso, che responso ha avuto dalla squadra? Nel senso, quanto c'è da lavorare, ma soprattutto che impressione le ha fatto la squadra? La squadra subito da venerdì mi ha fatto una bellissima impressione, perché hanno subito recepito qualche mio principio e si sono subito messi a disposizione. Sicuramente c'è tanto, come le dicevo, da lavorare e quindi già da martedì inizieremo a lavorare su alcuni principi. Prosegue in testa, un'occhiata un po' anche al campionato, prosegue in testa questa lotta Ternana-Lazio, ma non si arrende il Cesena. Come andrà a finire? È una lotta a tre, quindi non lo so come andrà a finire, sicuramente se la giocheranno fino alla fine e poi vincerà il migliore. Devo parlare sulla Ternana? Ternana è una bella squadra, organizzata, ha dei principi giusti e un grande attaccante che è Valeria Pirone, che la conosco, quindi auguro il meglio. Bocca al lupo. Crepi il lupo. Fabio Merillo, è terminata la partita 3-0, cosa temevi oggi dell'Arezzo, la squadra, il tempo che comunque nel secondo tempo è stato inclemente, la pioggia poteva anche crearci qualche brutto scherzo? Sì, intanto è una squadra che ha cambiato allenatore in settimana, quindi non sai che ti si prospetta davanti, quindi sia tatticamente che a livello psicologico, la scossa di un ambiente, quindi c'è un po' di incognite. Noi, questa è stata una settimana dura, però le ragazze piano piano stanno rientrando e si sono sacrificate e messe a disposizione
in una maniera eccezionale. Praticamente Saratui ha fatto un allenamento e mezzo e ieri sera mi ha detto che se la sentiva di giocare, ha fatto una partita incredibile, così come altre giocatrici che hanno stretto i denti veramente, Tarantino, Zannini, Ferrara, perché insomma abbiamo avuto post Chievo una settimana difficile. Porcarelli come mai partita dalla panchina? Perché tutte qualcuno un cambio buono me lo volevo tenere, quindi so che quando lei entra la partita la spacca. La spaccata. E così è andata, però è una ragazza che gioca quasi sempre. Ogni tanto usiamo questo metodo qua perché quando incontriamo magari squadre fisiche che poi nel secondo tempo abbassano l'intensità perché fanno fatica dopo aver lavorato tanto nel primo, metti una come Maddalena, la partita te la spacca decisamente. E così ha fatto, è una ragazza forte, eccezionale. Davanti vincono tutte Parma, Lazio, Cesena e noi. Eh sì, però è passata un'altra giornata e noi stiamo lassù, quindi ne mancano 10. Dobbiamo continuare così. Queste due partite con Chievo e Arezzo mi sono piaciute in maniera particolare perché abbiamo incontrato squadre che ci hanno dato filo da torcere, che hanno combattuto, hanno menato quando c'era da menare. Abbiamo rischiato pochissimo a livello di conclusione in tutte e due le partite. Abbiamo comunque prodotto tanto e una squadra compatta che mi dà fiducia per queste ultime giornate.